Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi finalmente dopo tanto tempo riprendiamo a parlare di coltelli e ho deciso di farlo proponendovi un coltello veramente eccezionale, quindi mettetevi comodi perché adesso cominciamo. Cold Steel Voyager è un coltello chiudibile, come potete vedere. Nella versione XL, che è quella in mio possesso, la lunghezza è di 31 cm. Di questi 31, 17 sono per il manico e i restanti 14 vanno per la lama. Questa ha uno spessore di 4 mm circa e la larghezza di questa è circa 3,5 cm. Il peso complessivo del coltello è di 210 grammi. Allora, il profilo di questa lama è clip point, però è vero solamente per questo, perché la Cold Steel lo produce in varie versioni che più tardi vi spiegherò. L'acciaio utilizzato è il CTS BD1 Carpenter, dove Carpenter, senza che entriamo nello specifico, è una tipologia di lavorazione sottovuoto che conferisce alcune qualità all'acciaio, sicuramente tutte quante positive. Ma anche questo è vero solamente per la versione in mio possesso, perché la Cold Steel ha rinnovato il suo catalogo e nel rinnovarlo potrete vedere che questo coltello da adesso in avanti è proposto con l'acciaio House 10A. Non penso che questo sia dovuto a delle diverse caratteristiche di quell'acciaio rispetto a questo, quindi è un tecnicismo. Penso più che altro che abbia uno scopo commerciale, quindi abbia una motivazione commerciale, che può essere o che le acciaierie dalle quali la Cold Steel si riforniva hanno aumentato i prezzi di questo acciaio o non lo producono più, o non lo producono più con gli standard che fanno comodo alla Cold Steel, o semplicemente perché la Cold Steel ha voluto cedere e strizzare l'occhio agli ammiccamenti del mercato e quindi usare un acciaio magari più blasonato o forse più conosciuto in America. Questo non lo sappiamo. Ciò non vuol dire che questo acciaio, cioè il CTS BD1, se magari trovate e volete acquistare una versione fatta in questo acciaio, abbia qualche pecca, anzi. Beh, forse l'unica pecca che posso trovare a questo coltello è proprio nella lama, ma non nella tipologia di acciaio, bensì nel suo spessore. Io lo avrei preferito un millimetro più spesso. Può sembrare poco, ma un millimetro può fare una grande differenza, soprattutto se andiamo ad osservare la punta, perché questa, a partire dalla clip fino ad arrivare all'apice, al suo apice, subisce man mano un restringimento, ovviamente. Questo è vero che conferisce delle maggiori doti di penetrazione e riesce a far inserire la lama in dei punti, che è capitato anche a me ovviamente, dove altre lame non riuscirebbero mai ad arrivare, però ovviamente, come ben capirete, bisognerà fare maggiore attenzione soprattutto nei movimenti di torsione e di flessione, perché c'è il rischio che poi la punta la lasciamo nel pezzo che stiamo lavorando. Il coltello arriva perfettamente affilato, in realtà arriva affilato come un rasoio. Il fatto però è che si presenta con un profilo leggermente troppo ottuso, cosa che a me personalmente non piace molto, però la comprendo perché le dimensioni di questo coltello sicuramente ci inducono a pensare che la sua destinazione d'uso è quella militare e quindi magari verrà impiegato per scopi e per svolgere delle funzioni piuttosto gravose. Io allora mi sono messo con una buona pietra, un po' di pazienza, olio di gomito e me lo sono riprofilato facendolo leggermente più sfuggente, quindi leggermente più acuto. Ripeto, è mio gusto esclusivo, non significa che il coltello abbia questo difetto, non è assolutamente un difetto, è un modo in cui uno utilizza il coltello e quindi il modo in cui predilige
la tipologia e l'angolo di attacco della lama. Alla base della lama troviamo questi due pinni in acciaio che hanno lo scopo appunto di permettere l'apertura one hand, con una mano. E la cosa molto interessante è che sono molto sporgenti, quindi c'è un grip pazzesco nel col pollice nell'afferrarli, e sono messi da ambo le facce della lama, questo per permettere l'apertura anche per i mancini. Nonostante la grandezza di questi pin, devo dire con mia enorme sorpresa che non danno assolutamente fastidio durante le operazioni di taglio, sia questo sul legno sia quando si taglia del cibo, assolutamente per nulla, veramente una grande cosa. Ma il vero pezzo forte di questo coltello, il gioiello della corona, sta nel blocco lama. A prima vista sembrerebbe un classico backlock, uno dei più classici e più antichi, possiamo dire, sistemi di bloccaggio della lama. Ma qui la Gold Steel ha superato se stessa, brevettando il sistema 3-head, quindi ha ideato il 3-head lock, che non è altro che l'aggiunta di un terzo elemento, da qui 3-head, che va a incorporarsi all'interno del blocco costituito dal dentino della molla e il dentino della lama che vanno a intersecarsi. Questo inserimento di un terzo elemento permette al blocco lama di ripartire su più pezzi, ovviamente tutti quanti in acciaio, i carichi di tensione che si vanno a generare durante l'apertura e lo sforzo che viene impresso alla lama. In questo esemplare specifico il blocco è stato testato per un peso di 450 libbre, ebbene sì, avete capito, che sono all'incirca 205 dei nostri chilogrammi. Com'è che lo vanno a testare? Questo qui lo potete vedere sul canale ufficiale della Gold Steel. Loro hanno ideato un sistema molto ingegnoso. Non è altro che una sorta di sistema di bloccaggio nella quale viene inserito il coltello con la lama aperta. Il manico invece viene lasciato libero di potersi muovere in questo modo qua. Arrivano con un carrellino con sopra dei pesi da palestra, insomma le classiche pizze per fare la panca, le quali vengono assicurate all'estremità posteriore del manico, e una volta lasciate sospese il peso di tutto quanto quegli dischi, tutti quanti quei dischi, viene sostenuto esclusivamente dal coltello e quindi dal blocco. Pensate a quale pressione possono esercitare 205 kg, e questo blocco, attenzione, non è che 205 kg in questo caso sono il carico di rottura, no, sono il carico con cui è stato testato. In effetti mi è capitato poi tempo dopo di vedere un video sul canale, non su uno dei canali non ufficiali della Gold Steel, ma sempre girato dai propri appartenenti, dove riuscivano a rompere questo coltello, ma non il blocco. Avevano caricato oltre 300 kg ed è stata la lama a spezzarsi. Ma se pensate che le sorprese siano finite qua, vi sbagliate di grosso. Il manico di questo coltello è studiato in una maniera particolare da renderlo sia ergonomico in varie posture, quindi ha un'ergonomia variabile, ma soprattutto il materiale di questo manico è innovativo, è composto in grivori o grivex, un materiale termoplastico in nylon rinforzato in fibra di vetro. È molto resistente alle alte temperature, molto resistente alle abrasioni e agli agenti acidanti, ed è così versatile che la Gold Steel ha deciso di farci i coltelli. Ebbene sì, proprio i coltelli, ovvio non per utilizzo in natura, quindi survival, bushcraft o outdoor, bensì per la difesa personale. Premetto immediatamente che nel nostro paese l'utilizzo di tali dispositivi è assolutamente vietato e perseguito severamente, quindi usate solamente dispositivi che la legge vi permette e vi consente. Chiusa parentesi. Quindi dicevamo, raggiunge questa termoplastica, quando la modellano per farci i coltelli, delle ottime doti di taglio quando questa viene affilata in maniera serrated, quindi seghettata. Un po' meno quando presenta delle affilature a filo liscio. Posso, come vedete, inserire il medio in questa scalanatura, solitamente occupata dall'indice nella presa mediana, andare a mettere il dito oltre il ramo di guardia formato da questa protuberanza e afferrare il coltello. In questo modo vado a fare quei classici lavori di fino che magari richiedono un occhio in più. Posso prendere il coltello nella maniera normale, e questa qui sono le classiche prese di forza che io posso utilizzare per sramare un bastone, fargli la punta o scortecciarlo, e udite udite, c'è questa possibilità di prendere il coltello qui dietro. In questo modo, come potete vedere,
In questo modo, come potete vedere, non solo aumenta la distanza fra la mia mano e il corpo della lama, andando a conferire un maggior peso e quindi una maggior forza di penetrazione, ma se ci fate caso, l'inclinazione che tutto il coltello assume nel mio pugno è quella che ricorda moltissimo il Kukri, quindi ha un'ulteriore spinta in avanti. Ed è molto molto utile soprattutto quando io lo uso, per esempio, ecco, quando devo farmi strada in dei sentieri composti da macchia mediterranea e soprattutto nella stagione primaverile estiva i polloni dei rovi vanno a invadere il sentiero che magari non è molto praticato. Attenzione, non sto dicendo che questo coltello va a sostituire anche un machete o un Kukri, è sempre un coltello, ricordiamocelo. Però in quelle sporadiche piccole situazioni in cui un Kukri e un machete ci farebbe comodo, ma non vogliamo portarci dietro una cosa del genere, possiamo sfruttare questo coltello che ci viene incontro in questo senso. Io l'ho usato molte volte, appunto, per questo scopo. Nella parte terminale del coltello troviamo sia il foro per inserirvi un lacciolo di sicurezza, sia la clip che serve per ancorarlo alla nostra tasca. Questa clip, come vedete, deve seguire il profilo del coltello, ovviamente, e potrebbe far pensare che non vada bene per le persone mancine, ma niente paura, perché la Cold Steel ha fornisce nella scatola di questo coltello anche la corrispettiva clip dal lato sinistro, quindi non è polivalente, questa stessa clip non la posso spostare di qua, però ho il pezzo che mi serve per poterlo inserire con le stesse viti che utilizzo da questo lato. Detto questo, io potrei aver detto tutto, ma non è ancora finita. È talmente tanto versatile e richiesto questo coltello che la Cold Steel ha ben pensato di poter realizzare di questo modello tante varianti quante sono le esigenze delle persone che lo vanno ad utilizzare. Iniziamo col dire che ci sono tre tipologie di lame differenti, inserite in questo manico. La prima è questa, cioè la classicissima clip point che io prediligo e adoro. Successivamente c'è la versione Tanto, quindi la Tanto Point, il classico coltello squadrato di stampo giapponese, e udite udite una cosa che forse molti di voi non avranno mai udito, la versione Vaquero, scritto Vaquero se lo volete andare a cercare. Il Vaquero è un tipo di coltello che prende il nome dei loro utilizzatori, ossia i pastori dell'America Latina. È una lama molto sinuosa che ricorda vagamente il Chris. Ha delle grandissime doti di taglio e delle grandi doti di penetrazione, per questo la utilizzano in vari modelli della Cold Steel, fra cui appunto il Voyager. Ma non è ancora finita, perché questo coltello non è fornito solamente in queste dimensioni. Come dicevo prima, questa qua è la dimensione, è la versione XL, cioè extra large, ma poi andiamo a scalare fino alla medium, quindi avremo anche la L e la M in tutte e tre le tipologie. Questo perché non è detto che tutti quanti trovino comodo un coltello di queste dimensioni, però magari trovano comodo sia la qualità, quindi sia le proprietà che questo coltello ha dal punto di vista qualitativo, ma come dicevo appunto le dimensioni potrebbero essere limitanti. Pensate di dover mettere questo coltello in un EDC, è una cosa impensabile perché è veramente molto grande, allora ne serve una versione più piccola. Fra l'altro tutte e tre le versioni, proprio per questa grande malleabilità che ha il coltello, sono fornite con tre tipi di affilature differenti, cioè quella classica a filo liscio, come questa, la serrated, quindi la seghettata, e la combo, cioè da metà della lama fino alla punta avremo un filo liscio e dalla metà invece al ramo di guardia una lama seghettata. Benché io consideri la lama di tipo serrated della Cold Steel diciamo un po' troppo acuminata, quindi non va molto bene per fare la punta per esempio a un bastone perché la lama si inceppa continuamente, dal punto di vista del rescue, quindi se io devo tagliare delle cinte, ha un grip favoloso. Quindi se volete comprare questo coltello per averlo magari e metterlo nella vostra bob, io vi consiglio di prendere un coltello che abbia uno stile combo, magari proprio con la versione clip point, perché vedo che va molto molto bene. Avrete sia la parte della lama liscia per fare tutti quanti quei lavori di precisione, ma quando dovrete avere il coltello che faccia dei lavori di forza, che vada più che altro a strappare, avrete la garanzia che la lama serrated farà il suo lavoro. Bene,
Questa volta è veramente tutto, anche se io vorrei soffermarmi su un particolare. Nonostante tutte queste caratteristiche, tutte queste qualità che io finora ho spiegato vanno tranquillamente a rispondere alla domanda del perché comprare questo coltello, in realtà io questo coltello lo comprai molti anni fa mentre sfogliavo un catalogo online di una famosa coltelleria. E è il nome che mi ha colpito, Voyager, cioè il coltello del viaggiatore. È un coltello che, nonostante i materiali molto moderni con i quali è costruito e con le specifiche tutto sommato anch'esse moderne, è un coltello dalle linee semplici, un coltello che è un fido compagno di viaggio. E io mi immagino, no, stavo lì a sfogliare questo catalogo e mi immaginavo al tramonto, no, con questa scena un po' bucolica, che mi fermavo su un masso, sul tronco come sono seduto adesso, prendevo il coltello, tagliavo il pezzo di pane, il sorso di vino e poi riprendevo la marcia. Bene, rinsavito da questo trip psicadelico, ho preso e ho messo nel carrello il coltello e l'ho comprato, e devo dirvi che tuttora non me ne sono pentito. Bene ragazzi, penso di aver detto tutto quanto, spero che il video vi sia piaciuto e in questo caso mettetemi un like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanella per le notifiche così da non perdervi le mie prossime avventure e i miei prossimi tutorial, sempre qui sul mio canale. Quindi un saluto a tutti quanti e mi raccomando, Cold Steel Voyager, il coltello del viaggiatore. Ciao!